ragazzi, da lunedì inizierò a caricare i nuovi video dedicati al fondamentale tecnico numero 1, il controllo del pallone. In questo video vi illustrerò come, quando e perché utilizzare gli esercizi, così che possiate migliorare il dominio della palla. Questa nuova produzione di video prevede una lunga serie di esercitazioni individuali, suddivise in 4 livelli di difficoltà. Il livello Easy è il primo che vedrete caricato, composto da 25 esercitazioni. Domanda numero 1. Cosa che occorre per questi esercizi? Solo il pallone. Queste esercitazioni, infatti, sono state studiate apposta per essere svolte individualmente, senza la necessità di avere un campo enorme a disposizione, amici o compagni. Inoltre, lavorando in una scuola calcio, so bene che non è facile per gli istruttori sviluppare queste esercitazioni individuali, per mancanza di palloni, per il numero troppo elevato di allievi e per gli spazi a disposizione. Con queste esercitazioni potrete lavorare individualmente in ogni momento della settimana, senza alcun condizionamento. Ma ricordatevi, lo studio e la scuola vengono al primo posto. Domanda numero 2. Come utilizzare questi video? Partiamo dal livello Easy, già pronto e prossimo al caricamento. La durata di ciascun video è di circa 2 minuti. Da subito leggerete il pannello sulle informazioni dell'esercizio, area o aree del piede interessate, durata dell'esercizio, livello di difficoltà, ripetizioni previste. Attenzione, per ripetizione si intende il gesto completo. Esempio, se il gesto è composto da 3 movimenti, vi sentirete contare 1, 2, 3. Ecco, 1, 2, 3 è una ripetizione. Subito dopo parte l'esercitazione, con il giocatore ripreso lateralmente, per mostrarvi la corretta esecuzione. In questa parte del video troverete scritti gli aspetti fondamentali delle esercitazioni e quali sono gli atteggiamenti corporei giusti per la corretta esecuzione. Prima dell'inizio dell'allenamento vero e proprio, vedrete avviarsi un countdown che vi permetterà di trovare la giusta posizione prima dell'inizio dell'allenamento vero e proprio. L'esercitazione verrà scandita da alcune musichette che trovo molto simpatiche e adatte all'utilizzo e dalla mia voce che scandirà i vostri tocchi e conterà ogni 10 ripetizioni. Al termine del video vi inviterò ad utilizzare uno smartphone o una videocamera per riprendere la vostra esercitazione, così da poter valutarne gli aspetti tecnici e la correttezza dei movimenti. Sempre al termine troverete i suggerimenti del mister, programmazione settimanale e confronto mensile dei propri progressi. Non scoraggiatevi se al primo tentativo l'esercizio non vi riuscirà. È normale. Non mollate. Non mollate e non pretendete risultati immediati. I grandi risultati arrivano dal miglioramento e dalla conoscenza dei propri limiti e soprattutto attraverso il tempo ed il lavoro. Non scoraggiatevi. Datevi del tempo, ad esempio una settimana. Filmate la prima esercitazione il lunedì e allenatevi con costanza durante la settimana. Il lunedì successivo riprendetevi ancora e filmatevi. Noterete sicuramente dei miglioramenti, seppur piccoli. Ecco, da questi piccoli miglioramenti traete la spinta per alzare ancora di più l'asticella verso l'alto e sentirvi ancora di più motivati. Domanda numero 3. Perché svolgere questi esercizi? Il dominio del pallone e la tecnica individuale sono alla base della formazione di ogni giovane calciatore. Se imparerai a dominare la sfera di cuoio, sarai già un buonissimo punto. L'inserimento della tecnica nelle situazioni di gioco e nella tattica di squadra vengono dopo. Del resto, è questo il programma di formazione che seguono i più grandi club a livello europeo nella formazione e nella creazione dei giovani calciatori. Due su tutti, Ajax e Barcellona. A chi si rivolgono questi esercizi? Queste esercitazioni le suggerisco a chiunque giochi a calcio, a prescindere dall'età o dalla categoria, per due motivi. Il primo, di carattere motivazionale. Per arrivare a certi livelli, ma soprattutto per restarci, non bisogna mai accontentarsi e soprattutto bisogna mantenere sempre alto il livello di allenamento. Basti pensare a campioni come Ronaldo e Messi, prima ad arrivare all'allenamento e ultima ad andare via. Ecco, impegno e fame sono fondamentali così come la tecnica. Il secondo motivo è di carattere prettamente tecnico e fisico. Infatti, solo il costante allenamento e il continuo contatto tra piede e pallone stimolerà e terrà viva la sensibilità neurologica e tattile, necessarie per consentire al piede di sentire il pallone. Last but not least, ultima ma non meno importante, è la parte finale del video, nella quale troverete 4 finte correlate all'esercitazione appena svolta. Per allenare meglio le finte, quindi, è indispensabile che utilizziate le esercitazioni di controllo e dominio del pallone proprio per allenare la parte del piede dedicata ad utilizzare una determinata finta o un determinato modo per saltare l'avversario. Mi raccomando ragazzi,
Restate collegati e seguite le esercitazioni di controllo del pallone, che sono importantissime per tenere sempre vivo il contatto con il pallone. Restate collegati e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale.